Allora, benvenuti sul canale Aquila di Vetta. Io sono Alessandro Pini e con questo video voglio inaugurare con un benvenuto a Barbara Banco, perché avendo conosciuto questo pensiero sull'autodeterminazione, che poi non è altro che una risonanza di quello che in modo autentico e non pensato, sorge dalla nostra interiorità, e mi ha risuonato fortissimo. Quindi ho proprio deciso di creare una playlist da pubblicare sul mio canale, però ecco, volevo avere proprio la possibilità di avere, come dire, una sorta di entrata, di presentazione, di conoscenza diretta, illustrata direttamente da Barbara, per poi entrare nei dettagli più pratici. Quindi, Barbara, se vuoi un pochino iniziare, aprendo un discorso più su quello che poi è la risonanza interiore, no? Di quello che ci richiama a scremare le cose vere da quelle false, diciamo la vita quotidiana che noi viviamo, che risuona in un modo poco veritiero, no? Le varie cose che ci sono state inculcate, gli obblighi che continuamente la società e tante persone poi che in realtà sono un po' le persone allevate dalla società, no? Quindi insomma, come noi da piccoli, insomma, no? Gli Allevati. automatismi e quant'altro. Ecco, mi piace che inizi un'introduzione di questo tipo. Grazie Alessandro, intanto grazie per aver chiesto questo momento insieme, perché la divulgazione delle informazioni è basilare. Hai detto una parola mentre parlavi che mi ha colpito. Siamo stati allevati, hai detto. Ecco, sì, siamo stati proprio allevati. Gli allevamenti umani, una parola che mette un po' inquietudine quando si parla di umanità, ma nella realtà questo è quello che è stato fatto. Indotti a pensare, indotti a comprare, indotti. Questo è proprio evidente, evidenza che esiste una forma di schiavitù. Quando io sono allevato e non mi è permesso di crescere con le mie peculiarità, con i miei talenti, sviluppare ciò che mi fa stare bene, ma sono costretto a vivere in quella che io chiamo la ruota del criceto, ecco lì emerge la schiavitù. Una schiavitù che può essere talmente sottile che non ce ne accorgiamo, fino a che non arrivano momenti di grande stop come quello che è arrivato nel 2020 con la Panfantasia. Ora, lì è stato evidente che la gente ha alcuna, alcun, alcuni hanno avuto una paura terrificante, tanti hanno avuto una paura terrificante, e tanti sono rimasti così sul boh, ma che sta succedendo? Tanti hanno visto quella schiavitù in faccia. Se non esistesse la schiavitù, non ci sarebbe neanche bisogno di parlare di autodeterminazione. Perché? Perché sarebbe nella natura umana esprimere ciò che siamo, il nostro meraviglioso fiore interiore, che è diverso da tutti gli altri fiori, e ci verrebbe spontaneo, proprio perché è naturale, vivere in luoghi in comunanza con non solo gli altri uomini e le altre donne, ma anche con la terra. Mentre invece in un mondo indotto come questo, schiavista come questo, e lo dico con le prove alla mano, non è che sto dicendo, lo sto chiamando schiavista così, lo sto chiamando schiavista così perché poi
in realtà io sono anche portavoce di una denuncia internazionale che vede coinvolta anche l'Italia e quindi giuridicamente anche è schiavismo giuridico, ma è poi anche mentale, è anche uno schiavismo emozionale. Quindi dicevamo, nella natura tutta questa montagna di repressione, di obbligo, di mancanza di rispetto, di mancanza di dignità, non è prevista nella natura delle cose. Ognuno c'ha il suo spazio, ognuno c'ha il suo habitat, ognuno ha delle prerogative, delle proprietà intrinseche che sono necessarie alla comunità, alla comunanza, sono necessarie per vivere insieme e per fare in modo che il nostro climax, cioè tutto quello che ci circonda, sia assolutamente a misura d'uomo. Perché? Perché l'uomo nella natura non distrugge, non schiaccia, non reprime. L'uomo nella natura trova i suoi spazi, coltiva, fa anche tutte le cose che stiamo facendo adesso, ma non entra nella ruota del consumismo, di tutta questa montagna di accumuli che poi nella natura si trasformano in inquinamento, che poi nelle banche si trasformano in povertà e ricchezza, e nei nostri corpi si trasformano in malattia. Quindi, fatto un cappello di questo tipo, per autodeterminazione, io in primis intendo la normale, naturale crescita dell'uomo che scopre, empiricamente si scopre, che si conosce, perché la prima legge naturale non è così dentro, così fuori, così in alto, così in basso, è conosci te stesso. Quella è la vera legge, perché la legge naturale è esattamente quella che dentro ti smuove, ti fa sentire che una cosa è giusta e una cosa non è giusta, anche se in un mondo duale, chiaramente già dire giusto o non giusto è già posizionarsi, no? In quella dualità e quindi impedirci in qualche modo di essere nella nostra vera posizione, che è la neutralità. Quindi accogliere sia la nostra parte negativa, quindi per un autodeterminato potrebbe essere il sistema, sia la nostra parte positiva, che potrebbe essere la natura, la legge naturale, e fare in modo che queste due parti semplicemente si siedano alla stessa tavola, dove al centro ci sono i figli. Ecco, questo popolo che è sorto dalle ceneri di una massa che non aveva consapevolezza di sé, è il popolo di cui io faccio parte, che si chiama One People I Am a livello internazionale, in Italia si chiama proprio Noi è la Nazione, quindi il sito di riferimento lo posso dire, Sì, come no. Anzi, lo Alessandro, scriverò poi nella descrizione. grazie, si chiama noieiosono.com, dove trovate tutti i nostri contenuti e troverete anche questo che abbiamo fatto, che stiamo facendo con Alessandro. Ecco, in questo luogo, in questo popolo che è sorto, dicevo, da tutte le ceneri che ci circondano, ha scoperto che è sempre stato nella natura, è sempre stato la natura e soprattutto è sempre stato le leggi, la legge. Quando un uomo del popolo qualche giorno fa mi ha fatto un esempio, mi ha detto: come le spiego le leggi naturali? Mi è venuto questo esempio, mi ha detto: che dici, è funzionale? Lui mi ha detto: io cammino per strada e incontro qualcuno che sta malmenando un cane. Io lo guardo e la prima cosa che penso, ma lo sta menando? Gli ha fatto qualcosa il cane? Cioè il cane lo ha aggredito e lui si sta difendendo? Lo sta addestrando? Perché se lo sta addestrando, malmenarlo è quasi giustificato, no? Quindi lo sta addestrando. Ecco, questi sono tutti i pensieri. Ma c'è una legge che impedisce che lui lo faccia? Ecco, tutti questi pensieri sono tutti pensieri mentali. Ma Certo. nella realtà la prima cosa che ci smuove è il cuore mi si stringe. Il cuore mi si stringe. Quel cuore che si stringe in quel preciso momento è la legge naturale in azione.
tu senti che quello nella natura non va bene. Anche se poi, vedendo nella natura il leone che mangia la gazzella, uno dice, ma allora è la stessa cosa, il leone che ha mangiato la gazzella. No, non è la stessa cosa. Beh, Non è la chiaro stessa cosa, perché io non mangio il cane, mentre il leone per vivere mangia la gazzella e ne mangia una a settimana. Non è che l'ammazza tutte quelle che trova e poi dopo le mette in frigo e forse non gli vanno a male. Non so se mi spiego cosa intendo. La natura non spreca niente. La natura è perfetta, è un orologio biologico che non va mai fuori fase, che batte sempre lo stesso tempo e è abbondanza quella natura, come in realtà noi siamo abbondanza, ma programmati, allevati in un certo modo, non vediamo più quell'abbondanza, ma siamo portati a vedere la mancanza. Mi manca, lavoro tutto il giorno per fare cosa? Perché mi mancano i soldi per pagare il mutuo, mi mancano i soldi per pagare la bolletta, mi mancano i soldi per andare a cena fuori. Ma tutta questa mancanza è indotta da un sistema che, se non mi tiene mancante, mi lascia scoprire che invece sono abbondanza, sono prosperità per essere precisi. E quindi mi obbliga a tenere gli occhi puntati sulla strada, sulla ruota, che continua a girare. Io non mi accorgo neanche che sto girando, mi sembra di procedere. E invece in realtà sto ferma. E poi abitudine, poi, no? È qualcosa Esatto. di... Diventa l'abitudine quotidiana. Infatti, cos'è stato veramente lo shock sociale della panfantasia? È stato questo stop, fermi tutti, fermi gli aerei, fermi le navi. Ma se avessimo avuto l'occhio di guardare cosa stava succedendo poi, invece, in quei 72 giorni, visto che questo è anche un canale che parla di spiritualità, e quindi 72 è un numero importantissimo, è anche nella sequenza di Fibonacci, quindi è anche un numero fisico, della fisica proprio. Quei 72 giorni precisi che ci hanno tenuti in casa, chiusi, ecco, hanno permesso alla natura di riprendersi tantissimi spazi. Nel giro di 3 mesi. Di 3 mesi, di 72 giorni, neanche 3 mesi, i delfini erano sulle coste del Tirreno, si avvicinavano gli animali alle città. Cioè, attenzione, la natura si riprende i propri spazi, e in realtà quello che sta succedendo è proprio questo, che la natura si sta riprendendo i suoi spazi. Quindi quelle leggi naturali ora, tra la gente che si sveglia a se stessa, quindi chi si riconosce e che si autodetermina, perché qui c'è un problema giuridico da affrontare, c'è poco da discutere, la materia non la possiamo mettere da parte. Se veramente noi abbiamo compreso cos'è lo spirito, la materia non può essere messa da parte, perché è spirito, ha una frequenza, una certa frequenza. Quindi quando abbiamo capito e la gente ha compreso che questo era un momento magico, si è svegliata, si è alzata in piedi, si è autodeterminata, e adesso cosa fa? Come si vive da autodeterminati? Perché poi questa è un po' la domanda che sorge. Come si vive da autodeterminati? Intanto ogni nostra azione, che se ne dica, prima di essere giuridica, è spirituale, è animica. I nostri documenti, quelli di Ether in particolare, perché noi non usiamo nessun documento del sistema, utilizziamo Aspetta. la procedura OPPT 1776, che guarda caso cosa fa dentro la Security Exchange Commission, che è la SEC, no? Il famoso repository collegato con la Consob, che contiene, diciamo, solo aziende, e dentro il quale l'Italia c'è dal 1934, prima di diventare una repubblica. Cosa facciamo con questi documenti? Cosa c'è scritto? Allora, intanto sul sito li trovate tutti, li potete scaricare liberamente e li potete leggere. Ma quello che vi salterà subito all'occhio è che di giuridico hanno ben poco. Sì, il linguaggio, ma poi in realtà cosa ci portano?
ci portano alla frequenza di Io Sono, ci portano all'immaginazione, come si crea, come io sono strutturato, mi fanno vedere veramente chi è homo, che in realtà viene dal latino humus, che vuol dire terra. Quindi noi siamo, ecco, io dico organismi biologici, frequenziali, elettromagnetici, frequenziali, quindi noi siamo strumenti, ma di che? Di quella creazione. E quando leggiamo questi documenti ci si rende subito conto che le leggi universali entrano subito in funzione. La risonanza, mi risuona, tu è una parola che hai usato all'inizio, Alessandro, hai detto mi ha Sì. risuonato, quella è una legge, quella è la legge. Già quando tu la scrivi, quella legge, già l'hai chiusa dentro qualcosa che ne limita il senso, ma tu lo puoi solo che sentire quel senso, lo sai, è vero, l'ho sentito vero. E quindi come faccio? Po' come lo vivo? Ecco, lo vivo sicuramente con una consapevolezza che mi permette di prendere decisioni, di fare scelte più vicine a quello che sono e più vere. Perché non sono indotte dal meccanismo del pollaio dove se non ho il telefonino bello non so nessuno. Ecco, non importa cosa ho, importa cosa sono. Perché questa società ci induce, sarai d'accordo con me Alessandro, ci induce Come ad essere ciò che abbiamo. Quindi io sono ciò che ho. La Ferrari, sono bravo, bello, fantastico. Ho una utilitaria e non so nessuno. Se non ho il BMW, dico così per far comprendere, ma questa è un po' l'andazzo della società, non trovi? Certo, beh, ovviamente adesso purtroppo più si va avanti, poi con la tecnologia che va a mille, vabbè, poi si parla di influenza rimanica, no? C'è tutto quel Steiner. discorso. E in realtà poi la tecnologia noi potremmo sfruttarla benissimo, ma al nostro servizio, non farci sfruttare, perché poi in realtà l'andamento è quello, ci stiamo facendo sfruttare. Anche dal consumismo, no? È la stessa cosa, insomma, è tutto legato poi, no? Però nel senso negativo, noi stiamo parlando nel senso positivo, grazie a Dio. Ti Sì. volevo chiedere un dettaglio, quando tu prima hai parlato di Ether, Sì. chi è Ether? Allora, intanto Ether è la procuratrice della procedura OPPT 1776. Che cos'è OPPT? Intanto, OPPT è la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Bene, adesso che ha vinto Trump e che dice che vuole ripristinare la Costituzione, la dichiarazione di indipendenza perché nel 1871 è stata sostituita con la Costituzione americana e quindi in mano ai banchieri, vuole riportare tutto al 1776. Attenzione, oggi la dichiarazione di indipendenza del 1776 si chiama The One People's Public Trust, 1776. Quindi a oggi, se Trump volesse utilizzare e volessi tornare a quella Costituzione, a quella dichiarazione, ripeto, diversità di Costituzione, a quella dichiarazione dovrebbe solo e esclusivamente ammettere che cos'è oggi, altrimenti anche lui porterà una menzogna nella propria vita. E siccome a oggi le menzogne non sono che atti di autodistruzione, potrà far altro che concludere molto velocemente il suo mandato, molto velocemente. Perché, ripeto, perché questa procedura che ha ripristinato dentro la Security Exchange Commission la legge naturale, perché questo ha fatto, ha chiuso tutto, ha chiuso l'ONU, ha chiuso l'AIA, ha chiuso tutti i 194 governi in parvenza di Stato, ha chiuso praticamente tutte le istituzioni schiaviste, con tanto di prove. Quindi una sentenza, non è più solo una denuncia, è anche una sentenza, portata a termine proprio da Heather Antucci Jarraff, che ho nominato prima, che era una procuratrice del Bar di Londra, quindi questo bureau che contiene tutti questi avvocati internazionali e che sono tra l'altro tutti nobili nel momento che entrano là dentro.
Lei, prima di fare questa procedura, insieme agli altri due, si chiamano trustee, che vuol dire amministratore del trust. Che cos'è il trust? La fiducia è un dispositivo giuridico utilizzato in common law che vede all'interno tre figure determinanti: il disponente, che è colui che tiene il bene, che ha, diciamo, il possesso esclusivo del bene, che decide di metterlo all'interno di questo contenitore giuridico, lo fa amministrare a qualcuno, che poi è la figura più importante un po' all'amministratore, perché? Perché è quello che deve stare dentro le regole, che deve sapere le regole e che è quello che ha la fiducia sia del disponente che del beneficiario, che è la terza figura, che è quella di chi beneficia proprio del bene stesso. Io di solito faccio l'esempio della macchina, no? Papà e mamma, ok? E figlio hanno tutti e tre una sola macchina, il papà ha il possesso della macchina, l'ha comprata lui, ha le chiavi della macchina e cosa fa? La dà alla mamma e dice, ok, se il nostro figlio vuole andare a prendersi una birretta con gli amici, gliela dai, ma fino alle 8 di sera, ok? E la mamma dice, no, fino alle 6, ok, fino alle 6. Quindi un po' questo è il trust, no? La macchina è il bene che sta dentro, il papà è il disponente, la mamma è l'amministratrice che decide, sì, l'hai fatti i compiti? No, allora non te la do. Hai mangiato? Sì, allora te la do. Capite? Un po' scioccamente, insomma, sto cercando di portare questa informazione in maniera semplice. E il figlio è il beneficiario, è colui che beneficia. Ora, in questo trust, che si chiama OPPT 1776, gli amministratori sono proprio questi tre signori, di cui Eteran Tuci Jarraf è sicuramente quella che ha portato poi a termine tutta la procedura finita il 18 marzo 2013, dove non solo ha precluso tutto il mondo, quindi ha chiuso all'origine tutto il mondo schiavista, perché la denuncia è per riduzione schiavitù, e ha poi pignorato tutti i beni di questi 194 paesi e di tutto il mondo bancario, quindi tutto il World Bank, e li ha messi in un fondo che si chiama proprio One People e che è beneficio di quella che si chiama Eternal Essence, quindi essenza eterna. Ecco dove la procedura si mischia nella materia, ma soprattutto porta nella materia lo spirito, quindi porta nella materia quella vera essenza delle cose che era andata persa, era andata completamente persa. Perché? Perché schiavizzare l'uomo vuol dire completamente essere promorte, non avere nessun rispetto per la vita e quindi di conseguenza nessun rispetto per lo spirito. Ecco Certo. qua che siamo di fronte a questa dualità spirito-materia che non esiste più. In quel documento c'è la mia energia, quando io l'autografo, quel documento non è di Eteran Tuci Jarraf, ma è mio nel senso di sono io che esprimo lì, perché in risonanza mi sento, lo sento mio, esprimo lì il mio consenso, e ecco qua un altro dei punti cardini di questo sistema, esprimo lì il mio consenso, con senso, lo dico. Quindi, sapendo cosa sto dicendo, leggeteli, rileggeteli, rileggeteli 1.000 volte, perché ogni volta che li leggete hanno una sfumatura diversa. E nel momento in cui, ecco, questo hanno fatto gli autodeterminati con questi strumenti, queste dichiarazioni che non sono documenti, sono dichiarazioni. Quindi, quando io dichiaro, è come un decreto, è il decreto la dichiarazione. Quindi, io decreto che mi unisco a me stessa, corpo, anima, spirito. Attenzione, poi la vita, come giustamente chi ci ascolta lo saprà sicuramente, Alessandro, ci metterà di fronte tutte le prove necessarie perché quella firma, quell'autografo messo su quel documento abbia il senso che chiede. Certo, Cioè, quindi poi, tornare all'integrità, no? Sarebbe assolutamente, questo. una delle nostre Zoom, diciamo, settimanali, perché noi abbiamo, come popolo, siamo abbastanza organizzati, devo dire, sempre pronti ad implementare, perché diciamo i rinforzi, cioè, quindi tutti gli uomini e le donne che stanno arrivando,
portano valore, portano talenti e quindi implementiamo continuamente. Ma abbiamo dato due appuntamenti settimanali, uno è il giovedì alle 21, che è un appuntamento prettamente documentale, quindi che poi ultimamente si stanno mischiando, te lo dico, ultimamente non è più così netta Ed è giusto pure, no? Ma infatti noi fa solo che piacere, però diciamo ha più un filone di strumentale, documentale, materico, mentre quella del martedì sempre alle 21 si chiama proprio Assoluta Integrità. E è la ricerca continua di quel centro, diciamo, che siamo noi, quel centro che poi, da cui poi diparte il mandala che appartiene a tutti noi, ok? Quindi quella nuova armonia, quella assonanza, quella risonanza che permette una manifestazione della materia, direbbe qualcuno, alla velocità del cuore. Ecco, Ether direbbe alla velocità del cuore. Bellissimo. Guarda, io ho visto più di qualche video, no? Perché tanto voi li pubblicate questi. Certo, tutto pubblico. E veramente ti confesso, io mi ci gungolo. Cioè, mi sembra di essere, no, ma veramente, cioè, hai presente quando stai in un letto che stai proprio talmente a tuo agio, talmente comodo, talmente che dici, oh, io ho sempre sentito queste cose, sentirle dire da lui, da lei, da quest'altro, da quest'altro, e ognuno con le varie sfaccettature che poi mi corrispondono appieno, no? Quindi sento altri dire delle cose che io ho sentito, provato, percepito e sentirle in quelle 2 ore, bellissimo. Cioè, veramente sono felicissimo di questa cosa. Infatti, è proprio questo che mi ha spinto a contattarti, proprio perché comunque io voglio comunque nel mio piccolo essere cassa di risonanza per questo, perché so che oggi l'unica ricchezza, vera ricchezza, può essere questa, ma semplicemente perché dà la possibilità agli altri di guardarsi un attimo dentro, no? E poi in questo modo essere comunque, arrivare ad un punto tale di poter eventualmente mettersi al servizio, ma mettersi al servizio io intendo dire non nel senso, perché oggi quando si parla di servizio in termini di sistema sappiamo, no? Quindi, cioè, parliamo di mettersi a servizio proprio come spinta forte dell'anima, come massima espressione dell'anima, perché poi, vabbè, questo è quello che a me risuona, poi per carità, ma Guarda, sono pienamente d'accordo, Alessandro. vabbè, Pienamente. Io questo. mi dico che sono a servizio. Allora, attenzione, c'è una differenza tra mettersi a servizio ed essere servi. Ecco, Certo. il sistema basa la sua esistenza sull'essere servo o l'essere schiavo, uno dei due. O sei schiavo o sei servo. Il servo semplicemente è pagato per fare quello che fa. Lo schiavo lavora, il servo non si rende conto che anche lui sta lavorando esattamente come lo schiavo, ma ha qualche privilegio, attenzione, non diritto, privilegio in più. C'è una differenza tra privilegio e diritto. Il diritto è l'uomo, il diritto sei tu, il diritto siamo noi. Il privilegio invece qualcuno me lo dà e con qualcuno me lo dà. Indovinate un po', me lo toglie, come avete visto bene negli ultimi anni di panfantasia. No, siamo molto d'accordo, Alessandro. Tu immagina che questo tuo esprimere l'emozione di aver sentito qualcosa che ti apparteneva, perché questa roba non è te la dico io o tu l'hai sentita da me, questa roba era già tua. Questi concetti, questa energia, questo fare era già tuo. L'hai solo in quel momento semplicemente ricordato. Quindi io sono stata strumento tuo, perché magari a te l'ho fatto arrivare, un altro gira canale oppure dice ma che dice questa? Ma che vuole? Ok? Ma va benissimo, anche quello va benissimo, è parte del disegno, è parte del piano, no? Assoluto. Ma Giusto. quel sentire che tu hai percepito come tuo è perché era già tuo. Ora immaginati che vedere sorgere, per me, ti sto dando un pezzettino di Barbara, vedere sorgere davanti ai miei occhi uomini e donne che hanno fatto la stessa cosa che hai fatto tu, hanno ascoltato quella
quella natura interiore che gli ha detto: sei a casa, stop, ci sei, è il tuo messaggio, è la tua frequenza. Questa è la tua frequenza. E qui, esatto, scusa, finisco subito, potrei ascoltare che hai da dire. E quindi quella frequenza lì, se mi risuona, è la mia, e io comincio a ricordarmi che quella è la frequenza dell'amore che sono, ecco, quello manifesta intorno a me esattamente gli strumenti di quella frequenza. Se c'è una frequenza di abbondanza, la mancanza viene silenziata. Lì stiamo andando. Sì. No, non stavo, non volevo interromperti prima, Ma non stavo è muovendo. una chiacchierata, mi piace una chiacchierata. Sì. Ora, come fare, diciamo, fisicamente, no? Perché poi la mente immediatamente dice: ok, sì, bello, tutto bello, però, ecco, ma se, ecco, tutta questa roba qui, io la chiamo il pendolo, ok? Tutto ciò che si mette tra te e chi sei, tutta questa roba qui è quella che si mette tra te e chi sei. Perché si mette tra te e chi sei? Perché è l'indottrinamento, è l'allevamento, è la programmazione, è quella che ti impedisce di vedere che te non hai bisogno di tutto ciò che hai intorno, ma puoi averlo nel momento in cui sai che quello che ti serve, dove ti serve e quando ti serve è sempre a tua disposizione. Il punto cos'è? Che quello che ci serve, quando ci serve e dove ci serve, in realtà lo decide questa e non questo. Perché altrimenti la ricchezza, e io lo dimostro con le prove anche materialmente questa cosa, che vuol dire? Vuol dire che se io alla nascita per il sistema valgo 2 milioni e mezzo di dollari con un titolo che mi viene emesso e poi viene transato sui mercati internazionali e dove la garanzia è il mio valore. È il mio valore, vuol dire che il sistema lo sa benissimo quanto valgo. Non solo cerca di rinchiudermi in un pezzo di carta, che è un titolo, e mi rinchiude in quel titolo, come fa con le nostre macchine, come fa con le nostre case, come fa con tutto. Chiude tutto dentro un pezzo di carta, un titolo, un rettangolo, per essere precisi, e quel titolo lì diventa il mio non valore, la valuta che io rappresento. E soprattutto la valuta che io garantisco. Quindi il sistema lo sa che siamo noi il valore e lo sa che siamo noi la ricchezza, ma tende, guarda caso per i suoi interessi, a farci vedere come quelli mancanti. Ci manca, mio nonno, che io nomino spesso, diceva: manca sempre un soldo per fare una lira. Ma perché manca un soldo per fare la lira? Perché? Perché noi viviamo in una frequenza, dicevamo prima, di mancanza. Ora, che mi succede quando io decido di autodeterminarmi in un mondo di schiavitù? Allora, intanto mi contrappongo, ok? Allora lì c'è un problema, c'è una guerra. No, io metto l'autodeterminazione sul piatto della bilancia e me ne tiro fuori. Che vuol dire? Mi prendo la responsabilità sia del piatto con la schiavitù, perché l'ho creato io il sistema. Quindi attenzione, responsabilità illimitata. Basta deleghe. Fine delle deleghe, perché se io delego la mia responsabilità a qualcuno, ho delegato insieme a quello la mia libertà e il mio potere. È istantaneo. Com'era il famoso detto? La mia libertà finisce dove inizia la tua. Bene, la mia responsabilità finisce dove inizia la tua, nella coordinata cooperazione. Ma soprattutto il mio potere finisce dove inizia il tuo. Quindi se io delego la responsabilità delle scelte a qualcun altro, io gli ho delegato la mia libertà e il mio potere. E questo è il risultato, lo vediamo intorno a noi. Quindi mi riprendo in mano tutto, ma mi riprendo anche la trasparenza, cioè il fatto che devo essere sincera con me stessa e con quello che c'ho intorno. Mi riprendo l'onore, quindi mi riprendo quella stretta di mano che fa in modo che quel contratto diventi più un accordo che un contratto, e lì siamo già più sull'armonia. E soprattutto comprendo che quel valore, dove io metto quel valore, io ho messo la mia energia e
E se io fino a ieri l'ho messo alla costruzione di un mondo che mi sta portando a un baratro, se io la irresponsabilità illimitata tolgo la mia energia da lì e la metto da un'altra parte, io ho fatto davanti alle leggi l'atto magico del rimedio per aver fino adesso invece fatto il contrario. Perché attenzione, il sistema si è basato sul nostro consenso fino adesso. Sì. E quindi se io non glielo levo, non glielo revoco, non solo glielo nego oggi, ma glielo revoco perché gliel'ho già dato a monte e faccio qualcos'altro, io risulto per quelle leggi che oggi sono in ripristino, attenzione, colluso. Colluso. Quindi attenzione che spiritualmente, soprattutto, questa roba è un varco Sì. enorme. Quindi poi nella quotidianità come vivo? Bene, ve lo dico io come viviamo. Gli autodeterminati vivono con coraggio, con l'azione del cuore, vivono in mago agere, con l'immaginazione, stanno già costruendo un altro mondo. Poi ci sono dei problemi, ma se mi tolgono la sanità, sapete che cosa mi hanno chiesto ultimamente? Ero in un istituto della finanza, stavamo portando delle strumentazioni, dei documenti, e uno di loro, che aveva una paura folle, perché ormai di noi hanno paura, come se noi fossimo armati fino ai denti, quando noi siamo completamente disarmati. La prima nostra affermazione è giù le armi, dentro, perché le armi non sono fuori, le armi sono dentro. Io sono armata con i miei amici, sono armata con i miei figli, sono armata con mio marito. Siamo armati, noi siamo armati, ecco perché vediamo fuori tutte queste guerre, ok? Anche se chiaramente poi c'è un'induzione fuori. Una volta che io ho dato un innesco a un volano, questo volano poi basta che ogni tanto gli faccio così e va da solo, di sua spontanea volontà, ok? Quindi dicevamo, quando io mi pongo in questo modo, con quello che mi circonda, col coraggio, con l'azione consapevole, intanto io mi sento meglio, mi sento bene, mi sento me stessa, non ho sottostato a qualcosa che interiormente mi mangia, mi ammala, mi fa sentire inutile. Poi me lo dice tutto il sistema intorno a me, chiaramente me lo continua a dire, e quindi io magari a un certo punto ci credo pure, e quel coraggio che mi ha richiesto, quell'azione del cuore, mi apre delle porte che sono sempre state lì. Mi si aprono dei mondi che forse nei nostri sogni li abbiamo visti. Cioè, vedere questo popolo che si è alzato in piedi e che si sta operando con tutto l'amore e con tutte le proprie possibilità. Sbagliamo, ci rialziamo, non c'è nessun problema. Ma con quell'intento lì, focalizzato, come direbbe Maharishi, cambia tutto adesso, ok? Quel focalizzare la nostra attenzione lì fa in modo che ci crei anche nella materia un rapporto di coordinata cooperazione. Questo nel mondo spirituale si chiama unità. Io mi rendo conto, facendo nella materia, mi rendo conto di essere sempre stata unità, che non c'è da unire niente. Niente c'è da unire perché è stato sempre tutto unito. Ma con la. Ecco, torniamo al giuridico, no? Vedi, non lo so, forse non riesco a passare l'informazione perché sto passando dallo spirituale al giuridico in maniera così balzellante, ma Ma non anche perché è perché. difficile anche separare delle cose inseparabili, no? Perché Ecco, tanto. perché in realtà io non riesco a separare le due cose. Per me le due cose sono completamente Certo. sullo stesso piano, o Sì. meglio. Poi so che la parte spirituale è antecedente, quindi non è proprio sullo stesso piano. Ma se qui io non vado ad operare anche nella materia, mi ritrovo ad essere troppo da una parte sbilanciata. E ecco che quella dualità comunque non mi tiene nell'unico punto vero di equilibrio, che è 50 e 50, se vogliamo dircela coi numeri, che è neutro. Non è né su né giù. Non esiste un altro punto di equilibrio. Esistono tantissimi punti di squilibrio.
ma uno solo di equilibrio. La bilancia ci sta solo in un modo così. Il resto è squilibrio. Ok? Quindi una volta che io mi avvicino a quell'equilibrio, lo porto con la materia, quindi attraverso le mie azioni, sapendo che ho un popolo intero intorno che mi sostiene, bene, sicuramente la soluzione c'è. E se anche, ma questo non perché sei autodeterminato, perché il sistema tende a fare questo, ti vesso, ti porto via la casa, ti porto via i figli, ti porto via tutto quello che c'hai, giusto? Non è perché io sono autodeterminata, è perché lo fa di natura, è fatto così, è fatta ad hoc per fare questo. Quindi quando mi trovo di fronte a questo voler vessare, io non solo non sono sola, ma più io sono andata in profondità, più quella strumentazione diventa il mio braccio, diventa il mio no. Da qui te non passi più. Fino adesso ti ho lasciato passare, ho lasciato che tu manifestassi quell'incoerenza che era mia, ok? Da oggi in poi non si fa più. Quindi vivere da autodeterminati vuol dire costantemente stare dentro, costantemente trovare soluzioni in coordinata cooperazione con me stessa e soprattutto con quello che c'è intorno. Quindi diventa tutto più armonico, per quanto, ripeto, la vessazione è quella che c'è nel sistema. Ora, più io però mi tiro fuori dal sistema qui, e più le mie azioni hanno un'ingerenza diversa e soprattutto ogni IM che è stato firmato, che è stato autografato, è un codice di ripristino messo dentro il sistema. E siccome tu parlavi di tecnologia prima, io ti dico Sì. questo è tutto un computer, un'intelligenza artificiale, ma a monte, no adesso, a monte. Allora, attenzione, la tecnologia sì. Mi serve perché sennò a questo punto io e te non staremo qui a parlare. Ma Certo. se questa tecnologia su tutti i piani tende a farmi dimenticare che io sono tecnologia, io sono la tecnologia divina, io sono la tecnologia che la sorgente, la madre, il padre, chiamatelo come volete, perché tanto la cosa importante secondo me è allineare i codici e cercare di capirci cosa intendi tu con una parola piuttosto che con un'altra. Perché questa è la vera Babele, Sì, Alessandro, è certo. questa. Una volta che noi ci siamo compresi, allora non c'è più bisogno di stare lì a disquisire per tanto tempo. Quella di scintilla che io e te e tutti noi abbiamo dentro, quella sta diventando un faro. E siccome sta diventando un faro, il sistema non può che scomparire. Perché è quello che sta succedendo. Sta venendo giù tutto ad opera di OPPT per la buona parte, ad opera di un piano assoluto che noi come a servizio stiamo portando avanti. Ecco, entrare nel proprio vero compito animico, quel servizio, fa in modo che tutto si apre. Tutto si apre. Più io faccio resistenza e più trovo porte chiuse. Più ogni azione diventa, come diciamo prima, mi hanno portato via la casa. Nel sistema c'è la disperazione, c'è la totale disperazione. Nel popolo autodeterminato c'è immediatamente c'hai tre case, una lì, una là, dove andrà? C'è il popolo che immediatamente questa cosa avviene. Non solo, invece di essere vessato dentro casa con 30-40 tra poliziotti, carabinieri, vigili urbani che fanno traslochi, perché è successo anche questo, che fanno invece di fare il loro lavoro, fanno traslochi. Io invece mi ritrovo con 60, 70, 80, non lo so, dipende da quel momento lì che stanno testimoniando insieme a me con la tecnologia in presenza quello che sta succedendo. E vi posso assicurare una cosa, un conto che una cosa succede nel buio della non conoscenza, nella segretezza. Un conto che una cosa invece avviene in pubblico, davanti a tanti. Perché? Perché quelle leggi la vedono sia se nel segreto,
sia nel pubblico, ma nel segreto il no da cui non passi lo dice solo il vessato, quello che sta subendo. In pubblico, per quelle leggi naturali interiori, lo stiamo dicendo tutti no. Certo. E questo davanti alle leggi non è la stessa cosa. Soprattutto perché? Perché quel no sono consapevoli di quelle leggi e sanno che quelle leggi agiranno senza far sconti di pena a nessuno, neanche a me. Sì, Sei d'accordo? no, chiarissimo. D'altra parte, ma è comunque naturale che, certo, è complicata la questione, eh? Cioè, nel senso che A livello documentale, dici? sì, ma parlo anche in termini pratici, no? Cioè, abbiamo visto, no, durante questi ultimi anni. Un volume di persone, una quantità di persone inverosimile che, cioè, perlomeno io sono stato molto, ma molto perplesso, no, in questo. Paura. Però è anche vero che io credo anche molto alla risonanza, a quello che viene espanso, no? Perché se quello che viene espanso è in risonanza con la propria interiorità, no? La propria anima, in qualche modo anche, non voglio dire il più addormentato, no? Perché poi ci sono tante situazioni, tante, cioè non si può entrare nei dettagli, però probabilmente penso che queste espansioni, queste risonanze di frequenze che richiamano un po' tipo diapason, no? Che risuonano a livello di anima. Forse anche l'addormentato in qualche modo viene. Hai presente quando uno ti prende, no? E ti fa oh, no? Poi magari ricade in dormienza, però probabilmente magari man mano che si allarga questo risveglio, questo rendersi conto, questo proprio far respirare l'anima. Perché poi in realtà è questo, no? Esatto. Probabilmente piano piano si può proprio andare verso un futuro più. Cioè, ecco, io l'autodeterminato, quando ho visto il flusso degli autodeterminati, questa risonanza qui, ho pensato, perché io prima tante domande me le facevo. Certo. E tante perplessità c'erano, ma quante ne vuoi, no? Perché poi Comprendo, comprendo. specialmente quando tu comunque stai con gli occhi socchiusi, no? cominci a percepire, no? Le varie cose, dici, ma che è sta cosa? Ma che, cioè, non mi risuona, non è possibile, ma non solo non è possibile, ma come ne esci, no? Ecco, come ne esci questo? Ecco, ne esci Quindi praticamente costruendo un'altra cosa. Perché? Perché questo sistema è. Allora, abbiamo parlato di tecnologia. Questo sistema è un programma tecnologico e come programma non decide se fare un'altra cosa, ci vuole un programmatore che lo programma per fare un'altra cosa. Siccome si programma proprio col consenso, ecco che tutti quegli uomini e quelle donne che tu hai visto durante questi ultimi anni o prima, perché io li vedevo pure prima, anzi io per me era la domanda magica era come lo fermo sto mondo? Voglio scendere, come faccio a scendere da qui? Non si ferma niente, tutti di corsa, tutti in fila, non vedono niente, non guardano intorno. E quando è arrivato quel famoso 8 marzo, ho detto, oddio, si è fermato tutto. Ma veramente? Ma allora è arrivato l'evento, quello è un evento, quello Sì, è nel vero. piano assoluto è un evento, è l'evento in cui comincia il conto alla rovescia per il risveglio. C'è un conto alla rovescia. È stata decretata la data dell'esame. Quell'esame o sei pronto o sei pronto. Che vuol dire? Che non c'è chi vince e chi perde, che non c'è chi ha fatto meglio e chi ha fatto peggio. C'è uno strumento biologico che risuona una certa frequenza e che di conseguenza manifesta ciò che risuona, ciò che emette come risonanza. Quindi è vero che c'è tutta una documentazione
Ma la documentazione è arrivata a conclusione, cioè la procedura di reclamo di quella denuncia, quella sentenza che si chiama UPPT 1776, è già stata fatta. Quindi di conseguenza io cosa posso fare? Intanto mettermi in contatto con le terre, subito con gli uomini e le donne intorno a me. Ah, non abbiate timore, ce l'avete intorno, ve lo posso assicurare. Quindi mettersi in contatto con quello che ho intorno. Una volta che ho contattato quello che ho intorno, lì ho già stabilito il primo contatto, quello umano, quindi comincerò a capire chi c'ho di fronte, come si muove, come si comporta. Io comincerò a dire, ma io come mi comporto? Ma veramente mi sono comportata sempre così? Comincerò a capire che cosa vuol dire sostegno in gratuità, quindi la gratuità intesa proprio come mettere al centro il mio valore e quindi di conseguenza non preoccuparmi. Perché quel valore già si occupa di me. Aiutare chi è magari sul territorio che non ha il computer, che non ha capito il documento, che vuole un consiglio su una procedura piuttosto che un'altra. Ma quella procedura, ripeto, è già finita. La nostra procedura di reclamo è durata 4 anni, è già finita. A questo punto, cosa posso fare io? Utilizzarla. Se io la uso, continuo a mantenere una consuetudine che è quella che permette, diciamo, la goccia nella roccia, no? Di scavare quella corazza che ci siamo fatti e che vediamo ben chiara intorno a noi perché sembra un mostro, indistruttibile. Ecco, quella è la nostra corazza, ma no verso il sistema, verso il vicino di casa, verso il rapporto umano, verso l'altro, che è me, ok? Come. Ecco, noi abbiamo scritto qualcosa. Io sono te, te sei me, te sei te. È sparito sia l'io, sia il te, il tu. Non esiste più io e tu. Esiste te, sei te. Quindi siamo tutti seduti a quella tavola, ognuno col proprio valore e pronti, ripeto, a sostenere la crescita di nostra e di chi ci sta vicino. Quindi per quanto riguarda i documenti, le azioni, quella è la terra che se ne occupa. Ci sono strumenti già pronti da utilizzare, ripeto. Specifica la terra che intendi. La terra intendo quello che noi oggi possiamo chiamare regioni, ok? La terra veneta, la terra emiliano-romagnola, la terra siciliana, la terra Per calabra. dire un distinguo rispetto, perché le regioni le ha chiamate il sistema. Esatto, ma Il distinguo è attenzione. proprio per sganciarsi in modo evidente e ripetitivo da dei canoni, degli stampi proprio. Esatto, ma attenzione, noi ci rifacciamo al termine terra perché torniamo alle tribù, torniamo agli ancestrali, torniamo a quelli che si chiamano nativi. Quindi in realtà io sono nativa della terra etrusca, per tornare indietro un po', no? Perché io Sì. sono nella provincia di Viterbo, quindi lì piena Etruria. Ma quelle tribù erano comunque dei territori che in un modo o in un altro hanno delle prerogative. Io vivo a confine con la Toscana, ok? Quindi quelli di Roma mi dicono sei toscana? E quelli di Firenze mi dicono sei romana. Ma nella realtà, se io dovessi guardare il territorio, quindi la terra, il confine che è stato messo giuridicamente non esiste. Perché? Perché Certo. le terre toscane degradano al mare nell'Alto Lazio e arrivano, è la fiore, il fiume fiora. Quindi vedete la natura come. Naturalmente non fa limiti, fa strade. Quindi io mi ritengo né toscana né laziale, mi ritengo di terra laziale perché è un luogo, ma mi ritengo anche di terra toscana. Quindi quando mi dicono dove abiti? Nella terra, Alto Lazio. Alto Lazio, o Tuscia, come si chiamava prima, ok? Sì. Quindi ecco perché, perché territorio, attenzione, le parole sono molto importanti, voglio dare anche questo magari come spunto, poi magari approfondiremo in altri momenti, che le parole hanno un grande peso nella nostra vita, perché le parole sono frequenze. Se io emetto una parola, quella parola ha una frequenza sua e in quella frequenza ci sono certi tipi di parole. Attenzione, se io dico
persona, per esempio, ecco perché come autodeterminati persona non lo diciamo. Se io dico persona, torno indietro al greco, al romano, all'etrusco, torno indietro addirittura al fenicio, che dice che è la maschera che si usava durante le rappresentazioni, che era quella però poi che dava voce, cioè che amplificava quella voce. Quindi come la uso io sta parola? Se io ti do della persona come giuridicamente parlando, io so che quella è la persona fisica, quella è colei che il sistema cerca, per che cosa? Per pagare. Per pagare. Perché se cercasse l'uomo, allora non esisterebbe debito. Mi spiego cosa voglio dire? Quindi anche tutto il bagaglio delle parole ha necessità di essere deprogrammato. Lo dobbiamo sapere che ciao vuol dire schiavo vostro. Perché? Perché se io lo dico tutti i giorni 100 volte, io mi sto dicendo a livello di frequenza che sono uno schiavo. E viene dal Veneto, eh? Non viene da chissà quale altra nazione. Quindi noi non abbiamo limitazioni, infatti le terre si parlano. Le terre sono terre raggruppate. Adesso, per esempio, la terra laziale, insieme alla terra umbra, insieme alla terra marchigiana e alla terra toscana, sono in coordinata cooperazione diretta perché il territorio non ha quelle righe. Però ti dico che inizialmente, proprio per deprogrammare la struttura, che poi durante questi ultimi 4 anni era diventata una roba proprio evidente, no? Io sono nel Lazio, nella provincia di Viterbo, quindi estremo nord del Lazio. Potevo arrivare a Latina, quindi estremo sud del Lazio, e stiamo parlando di 400 km o 350, ma non potevo fare 10 km e arrivare in Toscana. Cioè, capite la riga che cosa ha fatto? Ha creato delle dissonanze cognitive di pura follia, ma che hanno evidenziato che quella pura follia già c'era. Non è che è arrivata adesso, già c'era. Quindi dobbiamo riprogrammarci, dobbiamo riprogrammare le parole, ma soprattutto dobbiamo, perché il dovere viene prima del diritto, attenzione, non è il contrario, dobbiamo assolutamente tornare all'origine, dove il rispetto dell'uomo e la dignità dell'uomo e della natura e di tutto quello che ci circonda è fondante. Non una società nuova, perché le società ce l'abbiamo abbastanza, fino a qua. La società è una società che poi si dice capitali, non ci interessa, ma una comunità, una comunanza di intenti, soprattutto di principi, e poi lì ogni terra applicherà col proprio territorio, sulla propria terra, quindi sul proprio territorio, con la propria lingua, la propria cultura e tutto il resto. Questi principi, questa comunità fondante, nel proprio meraviglioso modo, perché la diversità è la ricchezza dell'uomo, della razza umana, che rischia in questo momento, sinceramente rischia, l'estinzione. Sì. Sei d'accordo? Sì. Che mi dici? Sta andando un po'. Sì, Volevi no, fare una domanda specifica, così magari chiudiamo con una domanda che magari può essere più. Cosa farei se? Cosa farei se? No, io lascerei comunque delle domande in pending. Diciamo che il cercare poi di capire quali sono poi le possibilità, le dinamiche da dover attuare per intraprendere questo tipo di percorso, no? Beh, come ti dicevo, la E prima quindi cosa è entrare un mettersi in po' più nei contatto. dettagli, ma questo in seguito forse conviene Li trovi sulle parlarne, no? terre i dettagli, cioè il primo passo è mettersi in contatto con il popolo, quindi mettersi in contatto con ciò che ho intorno e cominciare a capire come muoversi, avere da dedicare a questa cosa un pochino del nostro tempo, magari togliendola, che ne so, a Netflix o a qualcos'altro che. Perché questo è propedeutico per la nostra
emancipazione in tutti i sensi, sia animica, cioè sia in spirito, sia materica. Poi per ogni azione c'è già l'azione già pronta, quindi sono dei form, basta prenderli, spedirli, ci sono già gli indirizzi, è tutto molto strutturato in questo momento questo. Noi abbiamo uno strumento di entità e non di identità, perché poi la gente non si accorge neanche che glielo dice. Carta di ID entità. Allora, la vera accezione, quella corretta, è l'entità. ID già lo sappiamo cosa vuol dire. Quindi attenzione a pensare che stanno per mettere l'identità digitale. C'è da quando... capite? Non pensiamo che si sta instaurando un nuovo ordine mondiale. C'era già prima, è sempre stato un ordine mondiale, ok? Messo bene sul territorio separato in modo da far comprendere alla gente che c'erano dei limiti, che tu eri lì e io ero qui. Questo si chiama divide ed impera. Ok? Certo. Poi, ripeto, per ogni azione c'è, quindi abbiamo questo strumento che si chiama Universal Pass, dicevo, per ogni azione c'è la possibilità di rivolgersi alla terra, rivolgersi nella serata di giovedì a tutto il popolo, perché magari la stessa azione è già stata fatta. Il sito è pieno di azioni, tutte pubbliche, quindi io posso usare l'azione di qualcun altro. Questo che cosa fa? Intanto mi unisce, poi fa in modo che quell'azione prenda forza, perché la faccio pure io, già siamo in due, Certo. mi spiego? Quindi si chiama consuetudine e non solo prenda forza per chi l'ha fatta, ma prende forza anche per me, perché è già stata fatta, è già pubblica. E poi adesso, per esempio, come popolo, noi stiamo andando verso proprio le targhe. Quindi noi che chiamiamo insegne, Le ok? targhe degli automobili. Esatto. Perché? Perché è un'identità di popolo, perché non ci interessa tanto essere quelli che carini vanno in giro con la targa colorata, ma perché quella è l'identità di popolo. Questo popolo ha una lingua, una sua lingua che si chiama Esperanto e lo sta studiando da 2 anni, lo mette a disposizione di tutti. Perché? Perché questa lingua che è stata creata per unire e quindi abbandonata velocemente, è una prima accezione di identità di popolo. Questo stiamo facendo. Come farlo? Quello vi prego, non vi preoccupate, andate passo passo, passetto passetto, io comprendo dove posso arrivare. E quello di essere autodeterminati oggi non vuol dire che Dio, mi autodetermino stamattina a livello documentale, perché noi siamo autodeterminati dal primo vagito, ok? Ma se io mi autodetermino in maniera giuridica, intanto i nostri documenti, i nostri strumenti non hanno nessun timbro del sistema, perché altrimenti mi faccio riconoscere da chi mi schiavizza che cosa ho cambiato. Non ho cambiato molto, anzi, gli ho dato un secondo consenso anche peggio, ok? Ma sono sostenuti dal popolo stesso, sono sostenuti da noi. Nel momento in cui io faccio un'azione, ripeto, quell'azione è già magari pronta, se non è pronta, basta prendere la traccia e farsi sostenere dalla terra e portare avanti l'azione, ma non vi aspettate che sia il documento che vi cambia la vita. Siete voi il documento. Ognuno di noi mette la propria energia. Più la mia energia è libera e responsabile, più quella porta davanti a me non esiste. Non è che la butto giù, non esiste più la porta. Ok? Un famoso film direbbe: non cercare di piegare il cucchiaino, perché il cucchiaino non esiste. Certo. Capite? Non esiste. Sì. È un gioco di specchi questo. E specchi? Specchio, la parola specchio. Caro Alessandro, indovina quanto fa di frequenza? 72. Ecco. Capito? Io penso, insomma, che abbiamo un po' dato un'infarinatura. Che ne dici? Sei soddisfatto di questa nostra Sì, chiacchierata? come no, certamente. Comunque, ecco, poi ho intenzione di, dopo aver pubblicato questo di video, cercherò di mettere qualche altra cosa scelta appunto da noi io sono. E poi comunque noi ci rivediamo, no? Ci Assolutamente rivediamo sì. per Ecco, altre puntate, eh? guarda, oggi abbiamo avuto la possibilità di fare questa chiacchierata un po' con una tecnologia, no? Che sembra chissà che stiamo facendo, ma in realtà questo è il set di Specchio Riflesso che stiamo mandando in onda su Lombardia TV, che in gratuità
ci sta donando degli spazi da 2 anni. Due anni, capite? Per la È televisione questo uno bello spazio in perché gravità è se una roba. no, nel senso si sente, come dire, ossigeno, respiro quando lo dici. Esatto, esatto, esatto. E poi andiamo anche sulla radio, sul Radio Studio Roma con la REA, cioè si stanno aprendo tante porte, questo voglio dire, che Bene, c'è diversi modi per conoscere quello che stiamo facendo. La playlist di Specchio Riflesso e di Non sono favole di Barbara Banco, che sono i due programmi, quello di Lombardia TV e quello della radio, sono già dei canali che possono essere utilizzati e fruiti da tutti, perché noi andiamo in realtà adesso con Specchio Riflesso, andiamo la domenica sera, prendetevela sta mezz'ora, andate sul canale 221 e andate a vedere che cosa del digitale terrestre e andate a sentire di che cosa parliamo. Ci stiamo mostrando a tutti, stiamo facendo vedere le sovranità, stiamo facendo vedere come operiamo. Questo perché? Perché chi approda all'autodeterminazione e quindi pensa che voglia dire fare come gli pare, ecco, non ha capito l'autodeterminazione. Certo. Hai detto quindi canale 221 Del digitale alle ore. terrestre, che si chiama è Lombardia TV, noi andiamo in onda con un contenuto dalle 16 alle 18 del sabato e poi andiamo con Specchio Riflesso tutte le domeniche alle 21. In replica il giovedì alle 14, mentre invece su Radio Studio Roma con 5 minuti di pillole di Non sono favole di Barbara Banco andiamo quotidianamente. Ah, bene, bene. E E grazie anche a orari te perché per questo è un quanto altro Radio canale Roma? di divulgazione. Grazie, è un lavoro importantissimo, è un'opera importantissima. Scusami, Radio Roma, gli orari? Radio Studio Roma dipende dal palinsesto, a volte la Ah, mattina, a ok. volte il pomeriggio, ma basta andare sul sito della REA, Radio Televisioni Europee Associate, e lì c'è proprio il palinsesto e si può anche vedere, sentire, perché lì la radio si sente, sentire a tutte le ore, ma con gli stessi strumenti, con lo stesso strumento, quindi con il podcast, noi abbiamo creato anche dei piccoli contenuti video, sempre trovabili nei nostri canali OPPT Ok, Truth. One benissimo. People Planetary Truth. Io comunque nella descrizione poi metto il link al sito. Grazie Alessandro. No, e grazie a voi. Cioè, Grazie a noi allora. Ci e niente, quindi ci rivediamo presto. Assolutamente Appuntamento. presto. Ok, Grazie. grazie. Buon proseguimento. Anche a te.